messo in un piatto 150 g di salmone affumicato a fettine. Questo diciamo che come antipasto va bene per 2-3 persone al massimo. E spremo sul salmone il succo di un limone. Aggiungo un po' di finocchietto selvatico e questo lo lascio così a marinare per mezz'ora, anche un'ora se avete tempo. Dopo mezz'ora mettiamo il salmone nel piatto che abbiamo scelto per servirlo. Rimettiamo anche il finocchietto sul salmone. In una ciotolina spremiamo ancora un po' di succo di limone. Aggiungiamo circa un cucchiaio d'olio e mescoliamo bene. Cerchiamo di amalgamare bene il limone all'olio. Utilizzo questa emulsione di olio e limone per condire il nostro salmone. E ora possiamo decorare. Qualche chicco di pepe rosa. E qualche fettina di limone. Le taglio sottili. Le incido e le giro. Il nostro carpaccio di salmone affumicato è già pronto. Inizio dal peperone, che è l'unica cosa che dovremo cuocere. L'ho già lavato, lo divido a metà. Tolgo il picciolo, i filamenti bianchi e i semini. Lo taglio poi a pezzi. Così. Metto poi i peperoni in una padella. Aggiungo un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, un pizzico di sale e faccio saltare sui fornelli. Copro con un coperchio e lascio cuocere fin quando non saranno morbidi. E mentre i peperoni cuociono mi occuperò del pane. Potete prendere una baguette di quelle più strette e lunghe oppure un filoncino di questi piccoli. Questi sono circa 3 etti di pane, quindi un filoncino piccolo o una baguette. Tolgo la punta e poi, aiutandomi con un coltello, la devo svuotare e raccoglierò la mollica in una ciotola. Per rendere l'operazione più semplice posso togliere anche l'altra estremità, così. Ecco,
così. Sono passati 20 minuti, i peperoni sono cotti, posso togliere l'aglio, il rosmarino e questi li spengo e li tolgo. E abbiamo qui tutti gli ingredienti che ci occorreranno. Con le mani sbriciolo un po' la mollica di pane. Alla mollica di pane aggiungo 160 g di tonno sott'olio, sgocciolato dell'olio in eccesso, 100 g di formaggio spalmabile, 30 g di olive che ho fatto a rondelle, i peperoni e un po' di prezzemolo tritato e mescolo tutto. Utilizzeremo questo ripieno per riempire la nostra baguette. La appoggiamo sul tagliere e iniziamo a riempire. Anche sull'altro lato. Ora avvolgiamo il pane in un foglio di pellicola e lo mettiamo a riposare in frigo per circa un paio d'ore, così poi si taglierà più facilmente. Per far prima potete anche metterlo un 20 minuti nel congelatore. Ho ripreso il pane dal frigorifero e posso affettarlo. E la nostra baguette ripiena è pronta.
qui 500 g di gamberi già sgusciati. Tolgo l'intestino all'interno. Ho pulito tutti i gamberi e li ho sciacquati. Questi invece sono 6 carciofi che ho tagliato a spicchi, pulito e tagliato a spicchi. Quindi sono 350 g di carciofi al netto degli scarti, tagliati a spicchi. E posso spostarmi ai fornelli. Inizio dai carciofi. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio. Faccio soffriggere l'aglio. Aggiungo poca acqua. Copro con un coperchio e faccio cuocere per 20-25 minuti e comunque fin quando i carciofi non saranno morbidi. I miei carciofi sono cotti. Posso spegnere e mettere da parte. E ora mi occupo dei gamberi. Verso un cucchiaio d'olio in una padella. L'olio è caldo, aggiungo i gamberi. Un pizzico di sale. Sfumo con 50 ml di marsala e faccio evaporare l'alcol a fiamma alta. L'alcol evaporato possiamo spegnere e togliere, lasciando comunque tutto questo sughetto. Dai carciofi rimuovo l'aglio e unisco ora i gamberetti. Una grattata leggera e scorza di limone. Appena così. Mescoliamo. E questo sarà il condimento per la nostra pasta al forno. E lo teniamo da parte. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta. Ora che bolle aggiungo il sale. E 300 g di pasta corta. Io ho scelto questi fusilli bucati, ma potete scegliere il formato che preferite. Li farò cuocere il tempo indicato e li scolerò al dente. Ho scolato la pasta e la metto in una pirofila. Dal condimento prelevo circa un terzo, che lo utilizzerò poi per ricoprire la superficie della pasta. Così. Quest'altro condimento lo mettiamo sulla pasta. Mescolo. Aggiungo poi la besciamella. Nell'info box vi lascio il link per prepararla. Questo è mezzo litro di besciamella. Distribuisco sulla superficie della pasta il condimento che avevo tenuto da parte. E ricopro con 120 g di mozzarella a cubetti. E ora in forno a 200 gradi. Ed eccola pronta. Un po' di prezzemolo fresco. E la nostra pasta al forno con gamberi e carciofi è pronta. Per due persone ho qui 200 g di pomodorini che ho già lavato e vado a tagliare a spicchi. E mi sposto ai fornelli. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo un spicchio d'aglio e due filetti di alici. Faccio sciogliere gli alici. Aggiungo 40 g di olive nere denocciolate
e i pomodorini. Un rametto di prezzemolo intero. Aggiungo un pizzico di sale e lascio insaporire per 5 minuti. E dopo 5 minuti aggiungo 180 g di passata di pomodoro. Poca acqua. E proseguo la cottura per altri 10 minuti. Il sugo è praticamente cotto. Aggiungo ora 80 g di tranci di tonno di buona qualità. Scegliete voi, io sto utilizzando un tonno al naturale. Va bene anche un tonno sott'olio. Faremo insaporire il sugo con il tonno appena altri 2-3 minuti. Il sugo è già pronto. Tolgo l'aglio, il rametto di prezzemolo e posso spegnere. L'acqua per gli spaghetti sta bollendo. Aggiungo il sale e 200 g di spaghetti. Li farò cuocere il tempo indicato e poi li scolerò al dente. Metto gli spaghetti nel sugo, aggiungo pochissima acqua di cottura. I nostri spaghetti col tonno sono già pronti e possiamo impiattarli. Un po' di prezzemolo. I nostri spaghetti col tonno e alici sono pronti. Thank you.
Inizio preparando il sugo che poi accompagnerà i filetti di tonno. Verso in padella un cucchiaio d'olio. All'olio aggiungo mezzo spicchio d'aglio che ho tritato piccolo piccolo. L'altra metà mi occorrerà poi per il tonno. Un po' di cipolla sempre tritata. E 7-8 capperi che ho sciacquato e sminuzzato. Aglio e cipolla sono già dorati. Aggiungo 300 g di passata di pomodoro. Poca acqua, circa un mestolo. Un pizzico di sale. E faccio cuocere a fiamma bassa. Il sugo si è addensato ed è quasi cotto. Aggiungo 30 g di olive nere e faccio cuocere qualche altro minuto. E mentre il sugo cuoce mi occupo dei filetti di tonno. Questi sono due filetti di tonno da 200 g l'uno. Li metto un attimo da parte e preparo ora un mix di erbe aromatiche per condirlo. In una ciotolina metto un po' di origano, circa un cucchiaino, del rosmarino che ho tritato, anche questo un cucchiaino, della maggiorana, un mix per arrosti, un po' di paprika, dolce o piccante secondo i vostri gusti, e un po' di sale e mescolo tutto. E utilizzo questo mix di erbette aromatiche per condire il tonno. Quindi con le mani lo massaggio da una parte e poi anche dall'altra. L'altro lato e mi sposto ai fornelli. Il sugo è pronto, possiamo spegnere, togliere e mettere un attimo da parte. Per il tonno verso di nuovo in padella un paio di cucchiai d'olio. Metto a soffriggere nell'olio la restante cipolla, l'altro mezzo spicchio d'aglio e un po' di peperoncino. Aglio e cipolla sono dorati, aggiungo il tonno. E ora lo lascerò rosolare bene su entrambi i lati. Lo giro sull'altro lato. Il tonno ha cotto appena 2-3 minuti per lato. Posso riaggiungere la salsa di pomodoro. E al pomodoro aggiungo un cucchiaino di bacche di pepe rosa. E ora lascio insaporire tutto assieme un altro paio di minuti. I filetti di tonno si sono insaporiti bene con il sugo. Ora possiamo spegnere, togliere e impiattare.
Ancora un po' di sughetto. E i nostri filetti di tonno alle erbette aromatiche sono pronti. 350 g di zucchine. Vado a togliere le punte e li affetto sottilmente. E li metto in una pirofila del forno. Affetto poi 200 g di patate. E metto anche le patate nella teglia insieme alle zucchine. E in una ciotola preparo il condimento. Spremo il succo di mezzo limone. Aggiungo un paio di cucchiai d'olio. Sale. Pepe. Un po' di timo. E qualche ago di rosmarino. E mescolo con un cucchiaio. Ne utilizzo circa un paio di cucchiai per condire le zucchine e le patate. Metto ora nella pirofila 500 g di salmone in tranci. E utilizzo il restante condimento da versare sul salmone. Aggiungo qualche fettina di limone. Cospargo tutto con un paio di cucchiai di pan grattato. In forno a 200 gradi. Ed eccolo pronto. Il nostro salmone croccante al forno è pronto. Ho qui 350 g di frullini al cioccolato. Un po' per volta li metto all'interno di un mixer e li frullo. E raccolgo tutti i biscotti frullati all'interno di una ciotola. Ai biscotti aggiungo 30 g di burro fuso e 200 ml di latte. E inizio ad impastare con una forchetta. Aggiungo poi 40 g di cacao amaro in polvere. E ora che i biscotti hanno assorbito tutti i liquidi, continuo ad impastare un po' con le mani. Fino a quando avrò ottenuto un panetto morbido e ben lavorabile. Avvolgo ora il panetto nella pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per circa mezz'ora. E nel frattempo ci occuperemo del ripieno. Ho qui 100 g di mascarpone. Aggiungo un cucchiaio colmo di zucchero e lo lavoro con una forchetta.
Al mascarpone aggiungo 50 g di gocce di cioccolato. A parte monto 150 ml di panna fresca o vegetale. Unisco ora il mascarpone alla panna e amalgamo tutto. E il ripieno per il nostro rotolo è già pronto. Lo mettiamo un attimo da parte. Riprendo il panetto dal frigorifero e lo stendo tra due fogli di carta forno, utilizzando il mattarello. Cerco di dare al rotolo una forma rettangolare, il più regolare possibile. Ho ottenuto un rettangolo di circa 25 x 30 cm e spesso un po' più di mezzo centimetro. Ora lo farcisco con la crema. E aiutandomi con la carta forno, inizio ad arrotolare nel verso più corto. Stringiamo bene. E questo lo metto 2 ore nel congelatore oppure 4-5 ore in frigorifero. Riprendo il rotolo dal frigorifero, lo libero dalla carta forno . Taglio le due estremità . Lo decoro ora con del cioccolato fuso. Aggiungo delle ciliegine per decorare. E delle foglioline in pasta di zucchero. E il nostro rotolo senza cottura al cioccolato è pronto. Ho qui 100 g di frollini. Potete scegliere i biscotti che preferite. Con questi verranno all'incirca una decina di tartufi e cioccolatini, quindi potete poi tranquillamente raddoppiare, triplicare le dosi a seconda della vostra esigenza. E frullo tutto. Raccolgo i biscotti all'interno di una ciotola. E aggiungo 120 g di crema alla nocciola. E inizio a mescolare. Meglio utilizzare una forchetta. Impasto un po' anche con le mani. Abbiamo ottenuto questo panetto perfettamente lavorabile.
Ora, prendiamo un po' di questo impasto. Prepariamo delle palline. Ecco, ne sono venuti 10. Ora questi li appoggio un attimo in frigorifero. Nel frattempo faccio a pezzetti piccoli 130 g di cioccolato al latte. Ho messo a scaldare sul fuoco un filtrino con dell'acqua. Appoggio sopra una ciotola e all'interno metto il cioccolato. E attenderò che col calore dell'acqua si sciolga. La metto di nuovo nella ciotolina. Prendo ora i tartufini con due forchette, li immergo nel cioccolato e li appoggio e questi li metto di nuovo a raffreddare in frigorifero per almeno un'ora. Ho ripreso dal frigo i tartufini, ho messo in una sacca poche piccolina quel poco cioccolato che era avanzato e lo utilizzo per decorare i tartufini. E li metto di nuovo pochi minuti in frigorifero per far addensare anche il cioccolato in superficie. E pronti! Li stacchiamo. E i nostri tartufini cioccolatini con soltanto 3 ingredienti sono pronti. Per preparare questo dolce io sto utilizzando un piccolo panettone che mi è avanzato dalle feste natalizie, ma questo dolce è perfetto per essere preparato anche con i pandori, ma con qualsiasi altro dolce che avete in casa e che magari è rimasto, ad esempio un ciambellone, una torta che avete preparato per la colazione e magari dopo qualche giorno inizia a diventare un po' dura e nessuno la mangia più. E questo è un modo perfetto per riciclare tutti quei dolci che abbiamo in dispensa e che iniziano a farsi un po' duri. Taglio questo panettone a fette spesse circa un centimetro, così. Posiziono poi le fette di panettone su una teglia da forno e queste le metto a tostare in forno per circa 5-10 minuti, quindi 5 minuti sul lato e 5 sull'altro. Ed ecco tostato il panettone. Ora questo lo teniamo un attimo da parte e nel frattempo prepariamo la crema. Io ho deciso di preparare il mio dolce all'interno di questa ciotolina di terracotta del diametro di 18 cm. Però potete prepararlo tranquillamente in una teglia più grande, raddoppiando tutte le dosi. Quindi una normale teglia da tiramisù, ad esempio, raddoppiate tutte le dosi che vi sto indicando. In una ciotola rompo 2 uova. Aggiungo 80 g di zucchero e 40 di farina e mescolo tutto con una frusta. Preparerò una crema a cui poi aggiungerò del mascarpone, quindi una variante della classica crema per il tiramisù, però in questo caso le uova sono cotte.
Quindi a questo composto aggiungo poi 400 ml di latte. Verso tutto in una pentola. E cuocio fino a far addensare. La crema inizia a bollire. Da questo momento in poi non dovremo mai smettere di mescolare e nel giro di pochi minuti addenserà. Ecco, la crema si è addensata. Possiamo già spegnere e tagliare. Metto in una scodella 200 g di mascarpone. E al mascarpone inizio ad aggiungere la crema che ho preparato, poca per volta. Diciamo in 2-3 riprese. Metto la prima fetta di panettone all'interno della ciotolina. Ne ritaglio un altro pezzo per riempire bene. Bagno con il caffè non zuccherato. E metto un primo strato di crema. Un secondo strato. Sempre ritaglio per chiudere bene. Ancora caffè. E un altro strato di crema. Ho messo la crema che è avanzata all'interno di una sacca poche e termino realizzando tanti piccoli ciuffetti. Appena una spolverata di cacao amaro in polvere. Il nostro dolce è pronto. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani. E ora assaggiamo.